il resto del campo di battaglia di ieri. Come vedete, subito l'amministrazione sta provvedendo alla pulizia estrema, come non è mai stata pulita. Abbiamo visto la fontana di Trevi, sì, la fontana di Trevi, la fontana del Bernini, della barcaccia di Bernini. Ci sono anche dei VIP, no? Mi sembra Marco Liorni, mi sembra, di Mediaset. Vabbè, comunque, a parte questo, insomma, c'è molti curiosi, e questo è il campo di battaglia. Vedete, si sta pulendo proprio all'inverosimile, proprio per ridare a Roma quella che è la sua immagine naturale, la sua immagine consona, no? Come dice la Boldrini. Ecco qui il cavallo, chissà se avrà, cosa ne penserà di questo, se ha ben altri problemi. A parte la battuta, la cosa che stavamo riflettendo con i colleghi qui è per esempio il fatto che Roma si sta candidando per le Olimpiadi, mi sembra del 2020. Certo, alla luce anche di questa mala gestione da parte di piccoli incontri di calcio, perché comunque Roma-Feyenoord non è un incontro di finale di Champions League, neanche un evento del campionato del mondo di calcio o delle Olimpiadi, insomma, si va in difficoltà. Insomma, certo, i punti a favore di Roma vengono meno, come è ben proprio lampante ed evidente la cosa. Quindi anche su questo si deve meditare e ragionare. Per il momento è tutto, un saluto proprio da Piazza di Spagna, campo di battaglia degli hooligans che ieri sono scappati per queste vie, l'abbiamo visto in diverse foto, e abbiamo visto la fontana di Piazza di Spagna leggermente danneggiata e scheggiata. Chiudiamo con questa bella ragazza bionda che scorre, e al prossimo video.